Le banche di credito cooperativo, a prescindere dalla loro grandezza o struttura, sono chiamate ad affrontare la sfida dell'innovazione. È stato questo il filo conduttore degli interventi che si sono susseguiti durante il convegno Reload Banking, la banca del domani per un nuovo sviluppo dell'Italia, promosso a Roma da Federlus, la federazione delle banche di credito cooperativo di Lazio, Umbria, Sardegna. Siamo orgogliosi della nostra storia, che proprio in questi giorni compie i 130 anni, ma nello stesso tempo non ci sentiamo superati, ma anzi proiettati nel futuro. I 130 anni sono la conferma dell'affetto delle comunità nei confronti delle nostre banche e anche il fondamento su cui impostare la crescita del futuro, che si basa proprio su nuove forme organizzative e tecniche. Quindi mantenimento dei valori secondo la matrice e la missione antica e nello stesso tempo rivisitazione delle formule e delle modalità. Dal tavolo di lavoro è emersa quindi la vitalità del sistema del credito cooperativo e la sua capacità innovativa. Esistono al nostro interno, e ne abbiamo dato una dimostrazione oggi, già esempi virtuosi di capacità di interpretare i tempi, dai mini bond della BCC di Cherasco alla capacità innovativa della BCC di San Marzano a quello che sa fare la BCC di Roma, proponendosi come leader assoluto in un'area metropolitana che è la più importante d'Italia. Abbiamo cominciato ad intercettare le esigenze dei clienti anche su canali alternativi, non tralasciando però la nostra peculiarità, che è quella di dire che i canali alternativi servono per dare il servizio più agevole al cliente, ma deve rimanere il contatto diretto tra il cliente e noi, perché quello è il nostro punto di forza, e credo che se perdiamo quello noi cominceremo ad essere banche omologate alle altre. Quindi tecnologia, innovazione, ma ancora relazione tra le persone. La giornata di lavori è stata anche l'occasione per riunire in assemblea le banche di credito cooperativo di Lazio, Umbria e Sardegna e fare così un bilancio dei risultati ottenuti nel 2012. Le nostre banche sono cresciute negli impieghi del 7%, nella raccolta del 3,5%, con una solidità patrimoniale, diciamo, a prova di Basilea 3, e la federazione ha aumentato il volume dei servizi fatti alle banche associate, restituendo anche alle stesse poi un importo record, diciamo, di contributi pari a 833.000 euro.